Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita. Era un sacco di tempo che non tornavo qua su Mindtest Ita e mi siete mancati, ragazzi. Mi siete mancati tantissimo. Tantissimo. Tra l'altro, mi sembra che stia leggermente, boh, laggando. Possibile? No, non laggando, ma mi sembra, boh, meno fluido. Sarà che non so, non ho più l'abitudine. Allora, come potete vedere, ho creato con sudore di fronte, lacrime e tutto quello che volete metterci questa bellissima, bellissima farm. E tra l'altro c'era qualcosa che... Ah, ecco, la lampada l'avevo messa qua al posto di questo tubo inizialmente, ma non funzionava perché non illuminava abbastanza. Deve essere proprio a contatto con la pianta, se no non riceve abbastanza luce per crescere. Ma adesso crescono tutti, come potete vedere, i primi quattro, sì, esatto. Non sono collegati con gli altri perché adesso vi faccio vedere anche dal di sotto per vedere come funziona. Non so se l'ho fatto vedere nello scorso video, ma comunque nella scorsa stagione di Mindtest avevo fatto vedere come funzionava per il grano e quindi è del tutto analogo. Come potete vedere, quei primi 4 servono a rifornire i deployer che piantano il grano, perché qui c'è il grano, il mais. Perché qui, a differenza della farm di grano, non c'è la differenza, scusate il gioco di parole, tra i semi e il frutto. Quindi è con il frutto che si pianta la nuova, il nuovo virgulto. E quindi abbiamo bisogno che una parte del prodotto vada a essere ripiantato. L'altra parte poi dopo viene invece immagazzinata qua. Le altre 6 macchine vengono alimentate con i deployer, vengono alimentati tramite queste prime 4 e le altre 6 invece mandano l'elaborato fino là. Ora, io l'ho lasciata un po' a FK mentre ero a FK per farmare e andare a riempire i deployer sotto. Col senno di poi non è particolarmente utile perché se l'avessi bloccato qua con dei cubi di stone o altra roba, probabilmente sarebbe stato lo stesso. Però sono andato, come potete vedere, abbastanza a riempire tutti i deployer con la precedenza rispetto all'attivare, diciamo, del tutto la farm. In modo da avere anche una discreta autonomia sul tutto. Perché ovviamente qui il tubo, avendo la precedenza sul primo deployer che incontra, se avessi lasciato degli spazi vuoti qua sotto, le piante, cioè i frutti di mais arrivavano, frutti, vabbè, il mais arrivava direttamente qua e riempiva quel deployer e agli ultimi in fondo non arrivava, quindi per forza deve essere pieno. Inizialmente ho appunto riempito ogni stack di mais. Dicevo prima che col senno di poi avrei potuto benissimo mettere, che ne so, dei blocchi di dirt o comunque di cobblestone in modo da bloccarlo e impedire che si depositasse del mais là. E probabilmente quello che andrò a fare in futuro, adesso sistemando la farm, lascerò giusto il primo slot di mais che andrà a riempirsi man mano e il resto lo riempirò con qualcosa che è avulso dal mais, quindi non può essere né piazzato sul blocco di dirt e nemmeno può andare a combinarsi col mais che viene mandato là. Inoltre, questa chest, come potete immaginare, è momentanea perché dovrò poi fare anche la produzione di energia. Non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma ho cambiato la recipe per fare l'etanolo, per cui il vetro non è più richiesto, le bottiglie di vetro non sono più richieste. Ed è vero che è un leggero cheat, però altrimenti con la questione delle bottiglie di vetro non potevo andare ad alimentare dei generatori per il fatto che tali generatori appunto non hanno un output. Non hanno un output, quindi non c'era nessun modo per tirare fuori le bottiglie di là. Ma a prescindere da quello, ho scoperto che, non so per quale strana ragione, neanche dai macchinari riesco più a fare output di niente. Cioè, anche con l'extractor, no? Come si chiama? Filter injector. Insomma, questo... Adesso mi inizio a dimenticare pure la roba.
Filter injector, sì. Non so come mai io non riesco a estrarre il contenuto dei macchinari. E boh, ho provato in tutti i modi, ho chiesto anche supporto, ma niente di che. Ah, tra l'altro qua ho raccolto anche regolarmente il mais per andare appunto a piantarlo giù sotto. Ho redistribuito un po' meglio i fiorellini in modo che si spargano per bene e non cresca magari troppa erba, no? Qua sta continuando a crescere erba in un modo inverosimile. E niente, qua questo è tutto vecchio come era un tempo. Ah, tra l'altro qua c'è. Avevo fatto le forbici tempo fa, ma non mi ricordo se le avessimo già provate su. Ah, qua la ghiaia. Ok, le shears. Me ne ha dati due. Oh, lol. E se ne mettessi uno qua? No, è un bug probabilmente. Si è buggato. Oddio, sono in creative. Oh, santi numi, scusate. Non l'ho fatto apposta. Boh, rientro e ci rivediamo tra un attimo. Ok, non ho la minima idea di perché fossi in creative. Proviamo adesso invece. Ah, ok, me ne da una. Boh, ok, vabbè. Ok, quella è stata cittata, ma vabbè. Quella sarà la pianta cittata. No, quell'extractor non mi serve. Ho bisogno di del tool workshop. Ora, per questo episodio, la mia idea era quella di fare il. Come si chiama? Vattene a pesca seroli. Prospector. Che vi ho già fatto nella scorsa serie ed è extra utile. Per il fatto che possiamo andare a trovare i diamanti. Cioè, il mio obiettivo sarebbe quello di fare il mining drill MK3. Il problema è che per fare il mining drill MK3 abbiamo bisogno di, non mi ricordo se 50 diamanti, una roba del genere. No, 50, di più di diamanti. Comunque non riuscivamo a farlo. Non mi ricordo quanto. A me sembrava tipo 5. Però no, avevo fatto i calcoli, comunque non ci si riusciva. Quindi, io andrei a fare il prospector per trovare altri diamanti. E è vero che impiegherò dei diamanti. A parte che io sto cercando la recipe per fare un cubo di diamanti. Cioè, siamo seri. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, non l'ho detto sincrono con quello che succedeva nello schermo, ma va bene. Allora, 1, dammi un diamond block. Tra l'altro si scrafta questo, vero? Sì. Andiamo con 4 ray battery. E due red dye e un silver ingot. Allora, red dye non dovrebbero esserci problemi. Ok, due red dye. Due silver ingot che dovremmo avere. Tin, stainless steel, zinc, chromium. Tin. Dove abbiamo del silver? Scusate, ma zinco, tin. Ah, silver. Ah, ok, mi ingannato quell'affare là. Quindi 2 di silver, vero? Silver, silver. E poi invece abbiamo bisogno di batterie, che quelle sono 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne ho messo uno di più, 1, 2, 3, 4. Ma guardate che me lo tengo perché credo che mi serviranno altre. E tin 1, 2, 3, 4. E poi di legno ne ho, di legno. Posso usare questo. Ma quello me lo tengo magari. Uso questo, ecco. Questo che tanto non mi serve. E andiamo quindi a creare queste 4 ray battery. Magari nel frattempo cuociamo anche. Cuochiamo la roba. Furnace. Questo. Ah, e andiamo a riprendere le shears che abbiamo abbandonato qua. Anche se non è che sia una cosa così indispensabile, ma. Ah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qua il legno sparisce in fretta. Dovrei farmi una farm di legno il prima possibile. Ma volevo farla con i pini se non fossero buggati. Tra l'altro non ho controllato se sono uscite delle nuove versioni di Minecraft. È probabile, ma non ho controllato. Non ho controllato, mio errore, e dovrò informarmi. Dovrò informarmi per vedere se ci sono stati degli aggiornamenti. Perché magari c'è una versione stabile in cui i pini non sono buggati.
Allora, quella è andata. Ok, adesso abbiamo bisogno di due green die e infatti avrò bisogno di dozziliardi di legno. Due gold ingot. Allora, i gold ingot non è un problema. I green die neanche non è un problema. Un, due. I green die. Non so se ne abbiamo già. Sì. Ah, perché i fagiolini mi pare che diano green die. Una volta ho raccolto fagiolini a iosa. Andiamo a cuocere il goldone. E non credo mi basterà il legno. Andiamo a farne un po'. Perché sono 6x4, 24, infatti. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, 1, 2, 3, sfissiamola, ok. Quindi, ora, cos'è sta roba, scusa? Due rebattery mi danno una rebattery? Che senso ha? Allora, abbiamo detto due green die e poi il goldone che è qua dentro a farsi, a fandondolo. Ok, green, torniamo qua, il blu lo facciamo con due blue dye e altre quattro rebattery, però il legno dovrebbe bastarmi. E due mithril. Allora, il blue dye, non so se ce l'ho il blue dye. Due mithril, non c'è nessun problema. Il blue dye. Sì, abbiamo anche il blue dye. Forse l'ho ricavato dai mirtilli, non ricordo più bene. Ah, andiamo a cuocere il mithril. Andiamo anche a dormire, dai, che dite? Abbiamo sgobbato tutta la giornata. Sì, tutte queste animazioni un po' buggatissime. Ma va bene. E andiamo quindi a creare altre 4 di quelle. Porca di una miseria di rebattere, che è una ricetta più comoda. Non potevano inventarsela, no? Non lo so, con dei pannelli di ferro, di. Boh. Sì, ok che il legno costa poco, è anche vero quello, però è uno stress perché ne usa un sacco. Allora, andiamo qua, mettiamo le 4 ray battery, dobbiamo andare a fare il blue energy crystal in questo modo, se non ricordo male. Ok. Mo abbiamo il blue energy crystal, ci serve un blocco di mithril, che non è un problema. Una silver pickaxe che non è un problema. Un teleporting pneumatic tube segment che forse abbiamo già. Due brass ingot forse ce li abbiamo. Ah, e dobbiamo fare questo che è un pochettino più un casino. Chromium non è un problema. Allora, dobbiamo fare un silicon wafer con 2 di sand e 2 di coal dust. Abbiamo della coal dust qua? No. Qua no. Allora, 2 di coal dust. 1, 2. Ma a parte che abbiamo già del coal nell'inventario, perché dobbiamo andare a. Cosa sta succedendo? Ok. E due sand. 1, 2 sand. E ottimo, andiamo a metterli nell'alloy furnace. Però prima devo grindare il coal. Grindamelo. E che qua. E chi qua. Ok, ci siamo? Perfetto. Ora abbiamo bisogno di gold wire. Due copper ce l'ho, quindi gold wire e un chromium. Gold wire se c'è è qua. Non c'è, c'è un copper wire. Quindi abbiamo bisogno di tre goldoni. Un, due, tre. Tra l'altro il brass ci manca. Un chromium che non abbiamo neanche. Dobbiamo andare a cuocerlo, forse. Silver, stainless steel, mithril, tin, chromium. E ce ne servirà anche altro, suppongo, perché alla fin fine il stainless steel è fatto anche con il chromium, se non ricordo male. 3 di ferro e 1 di chromium? Possibile?
Ho il silver wire, che adesso ne ho creato. Ok. Per controllo di Unity dovrei muovere tutto. 1, 2, 3. Ok, 1. Chromium. Copper, silicon. Bene, ora cosa manca? I due brass e il teleporting. Teleporting credo che a questo punto non ci sia qua in giro, vero? No. Abbiamo le altre, ma ci manca il teleporting, alla fin fine. Il teleporting, oh, che stress sto teleporting tube. Allora, i copper coil sono un gran problema, ma neanche troppo complicati, ma alla fin fine. Allora, ne abbiamo bisogno di due. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sono 2 e 2, ok. Così, cosa? Perfetto, e questi due ci sono. Ma però quello che manca è tutto il resto. Cioè, devo fare un altro control logic unit. Due pneumatic tube segment dovremmo averceli, sì. Anche i 4 di mese. 4 di mese, ottimo. Però ci manca di nuovo da fare. Allora, questo ce l'abbiamo. Ho bisogno di due di sand e un altro chromium. Quindi, give me the chromium. Due di sand. Andiamo a grindare il nostro coal qua nel famosissimo grinder, alloy furnace, spariamoci la sand, questo avrà finito nel frattempo. Qua poi nella fornace il chromium. Eccolo qua. Il silicon wafer ce l'abbiamo e quindi potremo andare a craftarlo. Ok, quindi abbiamo detto che era così cos'ha. Così cos'ha. 1, 2, 3, 4. Ok, e il teleporting anche c'è. Allora, spostiamo un attimo per fare ordine. Abbiamo bisogno di questo, il teleporting, il tizio allegro, i due brass si fanno con alloy di zinco e copper. Quindi copper ce l'abbiamo, già abbiamo bisogno di uno zinco. Eccolo qua. Due zinco e un copper, cioè due copper e un zinco, almeno mi pare, due copper e uno zinco, vero? Era così. Anche perché il copper è più comune, mi pare che sia quello che sia. Esatto. Ok, quindi abbiamo anche i due brass. Andiamo a prendere i 9 pezzi di mithril e i 3 pezzi di silver, 1, 2, 3. I 2 pezzi di, no, i 9 pezzi di mithril, che inizia a scarseggiare. Ma è un investimento. E andiamo a cuocere il tutto. Allora, facciamo prima che cuocere il silver. Poi cuociamo questo, intanto noi ci facciamo la silver pickaxe, è giusto così? Silver pickaxe, ok. Copiala. Ottimo, lei c'è. Abbiamo i 9 blocchi, andiamo a fare, cioè i 9 cubetti, andiamo a fare quello e ora possiamo dire, oh, il nostro prospector è qui pronto. Lo mettiamo a caricare, ci brucerà praticamente tutto quello che abbiamo dentro il non nel tool workshop, scusate. Qua va caricato. Charge. Ci eliminerà praticamente tutta l'energia che abbiamo qua. C'è un po' di etanolo, sì. Spariamoci. 3 bottiglie di etanolo dovrebbero andare bene. Shear le rimettiamo a posto. Cos'è che manca qua? Boh. C'è un buco. Tra l'altro ho delle cup of coffee dietro. Sì, e qua ci metterà praticamente 40 anni. Poi dovremo andare a selezionare un posto dove c'è un blocco di diamanti. Tra l'altro, mi piacerebbe tanto di poterli spostare i blocchi, tipo quelli di diamanti, tipo una specie di silk touch. Però finora non ho trovato nessuna
possibilità del genere, su un modo del genere alla fine. O se no anche una Portal Gun di Minecraft, che è anch'essa molto molto utile. Tra l'altro non ho attivato minimamente il la World Anchor, e quindi sotto non starà lavorando probabilmente la farm di grano, credo. A meno che non sia nel mio stesso chunk, non lo so. No, questo è il teletrasporto. Andiamo con l'ascensore. Ho tolto le porte perché si buggavano sempre. No, no, sta lavorando. Sì, ma effettivamente è esattamente sotto casa, quindi il chunk attivo dovrebbe essere lo stesso. Cioè, i chunk che sono tenuti caricati dovrebbero essere gli stessi. Questo proprio non ce la fa. Non ce la può fare. Però boh, alla fin fine. Questo è quanto. Ah, qua c'è ancora la roba. Oddio, cos'è sto bug? Cioè, se sono fuori la vedevo. E ora non c'è più. Ma. Oddio. Oddio, andiamo a raccogliere un po' di legna, visto che avanza del tempo, dovremmo avere anche la motosega dietro. Sì, ok, questo vuol dire consumare altra energia, un altro glitch grafico. Ma, cosa vi devo dire? Allora. Non ha tagliato niente qua. Sta laggando o cosa? Se andassi qua. Non succede niente. The fuck? E se andassi su questo? Ah, questo sì, ma l'altro no. Boh. Vabbè, un po' di legno ci sta comunque. Forse perché non è la base, non sto. No, niente. Molto strana questa cosa. Molto, 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 molto strana. Eppure è strano perché non ho cambiato niente. È strano che sia strana perché davvero non ho cambiato niente nella configurazione, quindi. Dico boh, perché non taglia questa motosega? Dobbiamo fare old style? Suppongo di sì a sto punto. Allora, la motosega la rimettiamo a posto, andiamo di accetta. Ho detto anche Asha. Asha famosa, no? Come ha dato il nome anche a un famosissimo show televisivo, no? L'Asha ora doppia. Ed era un'ascia in tutto per tutto simile alla nostra, ecco. Forse non era di diamante, ma era comunque molto. Un'ascia molto conosciuta, ecco. Ok, la smetto con tutte queste assurdità. Tra l'altro, ci hanno fatto anche un'espansione di Munchkin chiamata l'ascia ora doppia, l'apostrofo ascia. Bien, naturalmente si fa buio proprio mentre noi riusciamo a far legna, a spaccare un po' di alberi allegramente. Ma che ci volete fare? Che ci volete fare? Ormai la situazione è questa e uno si accontenta un po' di quello che trova. Vediamo cosa. Vediamo cosa. Non lo so. Non so cosa stavo dicendo. Comunque, vorrei solo ripiantare sti alberini. Sono già 17 minuti. Credo che andrei a concludere. L'episodio più che altro perché oggi non ho particolarmente tanto tempo, nonostante mi sia messo di nuovo a registrare, e spero siete contenti. Un mi piace per il ritorno alla carica. E niente, andiamo a vedere se questo prospector è pronto. Lo inaugureremo nel prossimo video. Nel prossimo video, sempre su questo canale. Speriamo la settimana prossima. Se tutto va bene, ci vediamo la settimana prossima. Allora, qua è tutto a posto. Tutto è bene, quel che finisce bene. E alla salute, ci beviamo un caffè.
Allora, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.